180.000 euro è il valore della parola che è dentro questa busta sigillata. E tu, Ferdinando, ti sei guadagnato questa grande opportunità. Stiamo per entrare nel gioco. Prima voglio ricordarvi che domani sera qui si canta, si balla e si gioca con Sanremo. Serata dell'eredità con grandi ospiti. Ranieri, Massimo Ranieri, Loretta Goggi giocheranno con noi, appunto, una serata con domande sul Festival di Sanremo. Vi aspettiamo domani dopo Amadeus. Ferdinando, è il momento di mettere la cuffia, di concentrarsi, perché ci siamo. Mi senti bene? Sì. Perfetto, allora possiamo partire. Via alla prima coppia di parole. Hai nero e colori. Nero. Ghigliottina. E rimbalza. Ottima partenza. Seconda coppia di parole. Scegli tra asta e basta. Asta. Ghigliottina. Stavolta c'è il taglio. 90.000 ancora. Terza coppia di parole. Hai divisa e fascino. Divisa. Ghigliottina. Bene, Ferdinando. 90.000 ancora. Penultima coppia. Sul tavolo prezzo e pazzo. Prezzo. Ghigliottina. Balza ancora. 90.000. Ultima coppia. Oscura o sicura? Oscura. Ghigliottina. E anche oscura c'è. Nero, basta, divisa, prezzo e oscura. Da questo momento hai un minuto. Vai. Traggo dalla busta sigillata la parola che vale 90.000 euro. Allora, Ferdinando, a un certo punto ho visto un sorriso sul tuo viso, quando ancora non erano terminate le cinque parole. Forse sono stato un po', mi sono lasciato smascherare, ma perché ho avuto l'intuizione per la strada. Pian piano che arrivavamo alla fine, ho scritto la parola che ho intuito e spero sia quella giusta. Senti che si lega a tutte?
Tutte, sicuramente tutte, qualcuna di più, qualcuna più forzatamente, però secondo me si può legare a tutte. Allora, la parola che hai scelto è metà. Proviamo. Allora, Nero mi ha fatto spuntare il sorriso perché papà è grande fan di Pino Daniele, quindi ne approfitto per salutare lui e anche mamma, già che ci sono, perché sono molto emozionato di essere qui. Sarò e lo devo anche a loro. Di vederti qui. Quindi quella ti ha fatto spuntare il sorriso. Mi ha fatto spuntare il sorriso. Quella perché... che invece ti ha acceso e ti ha portato a scrivere metà, qual è stata? Divisa, perché divisa è vero, si poteva pensare, potevo pensare a uniforme, però ho pensato divisa a metà, un qualcosa di diviso a metà, una torta, una pizza, magari come porzione un po' grande, però un qualcosa di diviso a metà. Poi basta metà, qui sono un po' vago, però magari non serve tutto, basta metà, sì, magari un modo di dire. In un periodo di saldi nei negozi si può trovare qualcosa a metà prezzo. Sì. E poi con metà oscuro ho pensato alla luna, un po' di nuovo sulla musica, quindi Dark Side of the Moon, nonostante non sia metà, Floyd. Però è Pink Floyd, comunque il lato oscuro della luna, oppure sempre la luna, noi vediamo sempre la stessa faccia della luna, quando è piena l'altra metà, se l'approssimiamo ad un cerchio, ci resta oscura. Quindi la faccia oscura della luna, sì. Dark Side, la parte oscura, la faccia oscura, tu dici potrebbe essere anche la metà oscura. Sì. Magari. Senso. Divisa a metà. Basta. Basta metà? Non lo so. È uno, spero che, di, spero è stasera, uno che sta contento. Stasera spero di sì. Stasera spero proprio di sì. Metà si lega molto bene. Sì, è il ricordo di Pino Daniele che mi ha convinto, mi ha fatto scrivere. Che Nero a metà è un famoso album. È un grande album. Grande album di Pino Daniele, uno dei primi se non sbaglio di Pino sì, Daniele. Dovresti chiedere sempre a mio padre, però sì, è un grande album che mi ha fatto piacere anche lui, quindi sì. Allora... Se adesso fosse metà la parola, sarei felicissimo. Sarei felicissimo. Potresti cantare una canzone di Pino Daniele per la gioia. Di Nero la a metà. Sera, Iso pazzo. Che è di Nero a metà. Che è di Nero a che metà. È di Nero a metà. Hai dimezzato una volta. Ho fatto la metà della somma iniziale. La parola di stasera, che vale 90.000 euro, è... È metà! Presa! Bravissimo! Vieni qua! Bravissimo Ferdinando, vieni che arriva la professoressa e si brinda. Allora, quelle due parole, sono tanto felice che la metà basta, è un modo di dire, tanto felice metà basta. E La metà oscura è un romanzo di Stephen King, che è stato anche un film, che è anche un videogioco. Ragazzi, un grande, grandissimo applauso per questo ragazzo che ha debuttato oggi alla grandissima.